Perfetto ragazzi, andiamo avanti con un altro gameplay su PES 2016 con la mitica scalata in Divisione 1. Avete visto l'ultima partita che l'avversario non meritava affatto la vittoria. L'avete visto ragazzi, non diciamo stronzate perché l'avete visto con i vostri occhi che non avrebbe meritato veramente quella vittoria. Io i miei tiri in porta li ho fatti. Purtroppo, il destino ha voluto che non entrava neanche un gol da parte mia, quindi ragazzi, non so veramente cosa dire. Non so cosa dire, posso dire solo di pensare qui alla prossima partita perché servono punti e ne servono veramente tanti per tornare in Divisione 3 e anche per restare in Divisione 4, ne servono 17 di punti, ragazzi. Ho perso un'opportunità di demolire l'avversario, ma è andata così, purtroppo non possiamo farci nulla. Pensiamo alla prossima partita, pensiamo a fare i prossimi punti e poi va bene così, insomma. Qui non bisogna pensare ai punti che uno ha e quelli che mancano, bisogna pensare ad ogni partita che si gioca in campo e basta, ragazzi, si pensa a quello e basta. Fidatevi, bisogna fare così, è l'unico modo per andare avanti. Ok. Mi trovi l'avversario, magari lo trova, ragazzi. Non sono veramente così convinto che ci metterà poco tempo, però. Purtroppo è così. Vediamo un po' cosa fa. Ce la fai? Non ce la fai. Ce l'ha fatta, ragazzi. Perché ha un'A di cortesia questo qui? Solo un'A di cortesia questo qui. Speriamo che non sia qualche cheater, qualcuno. Perché purtroppo, ragazzi, la paura dei cheater è sempre. Dove va Messi col livello 27? Vabbè. Allora, questo qui asfaltiamolo, ragazzi. Facciamo questi punti che servono. Vediamo un po', eh. Ecco, giochiamo così, va benissimo. Come stadio mettiamo il Maracanã, ragazzi. Voi sapete che mi piace in particolar modo, quindi è inutile ora dire o fare, insomma. Vai, 20° anniversario, metto questo pallone qui. Vediamo un po', questo qui che formazione mette, cosa sta facendo? Vabbè ragazzi, qui c'è solo un obiettivo, demolire l'avversario. Mi dispiace, ma i punti che, cioè, tutti i gol che ho sbagliato prima devo farli adesso, mi dispiace, ma. Mi dispiace ragazzi, ma la partita di prima è stata veramente di una beffa assurda, di una pochezza, ragazzi, di una cosa veramente che io non mi so spiegare. Non mi so veramente spiegare, ragazzi, non me lo so spiegare. Vediamo un po' comunque, vediamo un po'. Vediamo un po' come si evolve, cosa succede, eh. Cosa succede in questa partita? Vai Bradone, cerca di impegnarti, cerca di essere più cinico, cerca di andare contro il sistema. Vabbè, questo qui deve essere demolito, ragazzi. Deve pagare per l'avversario di prima, mi dispiace, ma anche se lui non c'entra nulla, cosa sono questi comandi in ritardo qui? Cosa sono questi comandi in ritardo? Cioè ragazzi, lo vedete che la connessione va una merda, no? Non vorrei che il problema è sicuramente suo, ragazzi. Io non le faccio queste cose, quindi mai fatte in vita mia, non inizierò di certo oggi, quindi. Vai, andiamo. Vediamo cosa vuole fare il fenomeno qui. No, voglio mettere in pausa per vedere quello che sta combinando. Giusto per una mia curiosità personale, tutto qui. Ok. Voglio solo capire cosa vuole fare. Non mi interessa altro. Vediamo un po' se ricomincia. Sta facendo qualche magheggio la connessione, ragazzi, questo qui. Vediamo se sta facendo qualche cosa la formazione, ma. Io vi posso dire che ho i comandi in ritardo, questo posso dirvelo.
Questo posso garantirvelo, non sto giocando fluido, nel senso che io premo il pulsante e fa subito i passaggi. State vedendo anche voi quello che sta succedendo qui. Vediamo un po' cosa ha intenzione di fare questo. Vediamo che intenzioni ha il ragazzo qui. Vediamo che intenzioni ha questo fenomeno. Niente. Ma non compaiono neanche i secondi. Ah, 89 lì. Ah, 89 ne restano a me. Vabbè ragazzi, aspettiamo, io la partita non la taglio, perché io sono un tipo onesto, regolare, che io faccio vedere tutto quello che succede nelle divisioni online. No, sennò poi è facile a parlare, eh. Sennò poi per i fanboy è facile a parlare, ragazzi, eh. Per i fanboy poi è facile parlare. Ok, ti sei aggiustato bene la connessione? Hai fatto? Hai fatto per far tutto? Poi magari sbaglio, ragazzi, ma io i comandi in ritardo. Cioè, per farmi dare il difensore devo premere tre volte R1. Cioè L1, scusate, L1. Ho i comandi in ritardo, ragazzi. Cioè, con che gente devo giocare io? Vabbè. Ma è in fuorigioco? Dimmi di no, dimmi di no. Va in fuorigioco. L'ho visto bello spedito lì, ho detto gli do la palla, vabbè. Io non ho capito questo che sta facendo, ragazzi. Io... A me mi sa di cheater questo qui, eh. Riprendiamo la palla, riprendiamo la palla, anche se mi dai comandi in ritardo, ragazzi. Per me che gioco riesco a sentire, a vedere che mi arrivano i comandi in ritardo, quindi... Il fatto che così è brutto, non ci si riesce a calibrare come giocare, come fare i passaggi, come... Bisogna giocare con un'altra tempistica, quindi... Tutti a me devono capitare questi. Tutti a me. Tutti a me. Tutti a me capitano. Tutti a me. Tutti io li trovo i fenomeni, eh. Ragazzi, secondo me non ho saltato neanche un fenomeno di PES. Se faccio tipo un album di figurine di PES, i fenomeni li ho collezionati tutti. Li ho collezionati tutti, ragazzi. Sono convinto di questo. Cerchiamo di fare questi tre punti, anche se con i comandi così non riesco veramente a gestirmi per fare le azioni nel migliore dei modi. Cioè, sto giocando proprio con difficoltà. Non riesco a calibrare bene le azioni, come magari vedete anche voi. Ok, va bene così, ragazzi, va bene così. Cerchiamo di fare uno o due gol. Cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? L'obiettivo è vincere la partita, ma... c'è più difficoltà del previsto qui, con i comandi in questo modo. Ok, almeno ho fatto un gol, ragazzi, e dobbiamo portarci avanti con i gol qui, eh. Perché con le connessioni così può succedere veramente di tutto, eh.
quindi più gol si fanno e meglio è. Il problema è trovare la tempistica giusta per farli, il problema è solo questo, perché magari a lui gli gira bene la connessione, a me vedete, mi va proprio in ritardo, io premevo anche nel cambio di schema, mi va in ritardo. Wow. Vediamo un po'. Problema mio non è, ragazzi, perché ho una fibra ottica 100 mega. Gioco con il cavo LAN collegato e non in wifi, perché il cavo LAN è più stabile, questo lo sappiamo, quindi. E ho detto io, ragazzi, qui purtroppo questo qui, se non fosse per la connessione che lo aiuta, ce ne sta prendendo già 4, ragazzi, già 4 gol ci stava prendendo, ve lo posso garantire. Dai, cerchiamo di rifare un altro gol. No, vabbè. Così sono falsate le divisioni, ragazzi. Così sono falsate. Cioè. Lasciamo stare. Vedete, non mi dà subito il pallone come chiamo il giocatore, faccio il passaggio, non mi filtra subito col filtrante. Non va con i tempi qui. Che gente, che poi lo vedete che ci sono problemi di connessione, vedete lì sopra, compare sempre. Ma il problema è suo, ragazzi, non è mio. Che gente deficiente che devo incontrare io. Una massa di deficienti. Non sei capace a giocare al gioco. Non te lo comprare e non rompere i coglioni online. Cioè, non è che uno deve. Non sei capace, stop. Gioca a Minecraft, gioca a questi giochi qui. Non rompere, cioè, non rompere quello che è. Cioè, insomma, non riesco ad avere la tempistica giusta, ragazzi. Non riesco. Vedete i problemi che ci sono di connessione. Cioè. Speriamo che ne usciamo vittoriosi con 3 punti. A questo punto li meriterei 3 punti, perché ci sono questi problemi e giustamente meriterei i 3 punti. Fuori gioco. Vediamo un po'. Tanti problemi di connessione è lui che sta creando. Ora non so se lo sta facendo apposta oppure no, questo non posso provarlo, ma il problema è suo, ragazzi, non è mio. È lui che sta creando questi problemi di connessione qui. Che nervoso, ragazzi. Con una connessione stabile e normale questo qui ce ne stava prendendo. Non so quanti, ragazzi. Non so quanti gol ci stava prendendo questo qui. Vedete, non va la tempistica, non va. Certo, così è, sei forte così. Capra, sei solo una capra, sei, ecco. Siamo tutti buoni a fare i magheggi con la connessione, No, tutti no, perché io non li faccio questi magheggi, ragazzi, quindi non siamo tutti buoni. Io gioco Ho sempre giocato con onestà nei videogiochi, però vedo che purtroppo molte persone non la pensano in questo modo. E andiamo così. Non so se avete visto il passetto di Ronaldo prima di tirare. No, vabbè, questo qui sta facendo qualche magheggio, ragazzi. Mi dispiace, ma ci metto la mano sul fuoco che è lui, È il classico che non sa come vincere le partite e si affida a queste
a queste cose qui con la connessione per cercare di vincere qualche partita. Vabbè, purtroppo qui Konami, invece di bannare certa gente, se li tiene stretti, non so per quale motivo. Vabbè, vediamo un po' di recuperare qui, vediamo un po'. Oh ragazzi, ho messo pausa per fare i cambi, non per fare i magheggi, eh. Voi sapete che arrivate a questi minuti, bisogna fare qualche cambio, no? Andiamo, andiamo, vai Robben, vai Robben. Dalla Neymar. Ullala, va bene. Grande progressione di Robben, bravo, bravo, mi sei piaciuto, mi sei veramente piaciuto, vabbè. Come sempre quando si informano. Purtroppo questo qui può attaccarsi solo agli aiuti della connessione per cercare di far qualcosa, perché non avrebbe speranza contro di me, ve lo posso tranquillamente dire. E andiamo, grande CR7, grande CR7, andiamo così. Fai magheggi con la connessione, fai, fai. E ora faccio anche le sostituzioni, faccio, guarda un po', guarda un po'. Vai, dentro Iniesta, dentro Modric e Robben, lo facciamo continuare a giocare, vai. A sorpresa Robben ancora non è stanco, quindi può continuare tutta la partita. Ma il centrocampo, ragazzi, andava rinfrescato, eh sì, eh sì. C'è CR7 per terra, vedo. Speriamo non si sia fatto male. Vabbè, a quel punto, ragazzi, mettiamo il Kun Aguero e... Ah no, è rientrato CR7 a posto. CR7 torna a giocare, torna a giocare. Un leone anche lui, un leone, sì, sì. Ulala, è tornato la grande. E andiamo, Bradone, andiamo, andiamo così, tranquillo. Ci tiro da qui, ragazzi, con Vidal? Eh? Vabbè. È andata, insomma, insomma. Bella progressione lì con Bradone, Neymar, che... Insomma, insomma, va alla grande, va alla grande, sì. Mi dispiace per la partita precedente, ragazzi, che tutti quei tiri in porta non sono serviti, sono andato in sconfitta, e vabbè. Vabbè, ho sbagliato io qui, ho sbagliato io, ma fa nulla, tanto 3-1 all'88esimo. Sì, sì, trattiene ancora la palla, Ciccio. Vai tranquillo. Vai tranquillo. Per me la puoi trattenere, sto vincendo 3-1, figurati. Vinco io per 3-1, quindi. Cosa fa il cheater? Vuole provare l'ultimo assalto con la connessione? Vuole provare l'ultimo assalto, eh. Vabbè ragazzi, vittoria meritata, vittoria meritata, perché giustamente lui stava provando a fare il suo gioco sporco, stava tentando di fare, poi fortunatamente il server non è caduto, quindi è andata bene. E quindi ragazzi, a questo punto cosa vi posso dire? Vi posso dire che il gameplay lo chiudiamo qui, i punti ce li prendiamo, ci prendiamo questi punti, si ritorna a 6,49 di rating. 6 punti, ne servono 17 almeno per restare in divisione 4, e vabbè. Io ragazzi cercherò di fare il meglio di quello che posso fare, questo posso garantirvelo.
questo gameplay, ragazzi, si conclude qui. Un saluto a tutti, al vostro Diablotex. Appuntamento con i prossimi gameplay. Ciao a tutti e alla prossima, ragazzi. Yeah.